Teatro Quirino, presentazione della stagione del 2016-2017, siamo qui con Tullio Solenghi che sarà in scena con quei due. Con quei due, e l'altro dei due è Massimo D'Apporto ed è la storia di una coppia di barbieri omosessuali nella Londra degli anni 60. E uno può pensare, ma è una storia antica allora, no, visti i patti sulle unioni civili che sono stati, la legge sulle unioni civili è diventata di grande e scottante attualità, molto divertente, è un modo diciamo di avvicinarsi all'universo omosessuale con delicatezza, con ironia, parlando dei disagi, della diversità, dell'omofobia e di tante altre tematiche che sono di, ahimè, ancora di scottante attualità. Sarete in scena dal 7 marzo, quindi c'è ancora tempo, però questo spettacolo è già diciamo andato in scena. È andato già in scena, ha avuto una bella e fortunata stagione già quest'anno, abbiamo toccato città importanti, abbiamo avuto un bel successo a Milano al Teatro Manzoni e adesso Roma. Tullio Solenghi e le unioni civili, cosa ne pensi e soprattutto cosa pensi della legge Cirinà che è stata tanto bistrattata prima di essere approvata? Ci sono, secondo alcuni, ci sono delle ambiguità di fondo. Ma io penso che forse abbiamo chiuso la porta da cui spirava il vento del Medioevo sull'Europa. Quella porta era ancora tenuta con uno spiraglio abbastanza grande, aperto dall'Italia, perché tutto il resto del mondo si è civilizzato. Noi avevamo ancora questa spirale, questa brezza che veniva dal Medioevo e dalla discriminazione. Ecco, ci siamo portati al passo con i tempi e con una civiltà dell'oggi della quale dobbiamo far parte, quindi benvengano le unioni civili e non capisco chi ancora si oppone o fa obiezione di coscienza, insomma rientri nel Medioevo ma non viva il 2016. Roma e la sua governabilità, qual è il sindaco ideale per governare questa città? Io ho un grande sospetto che chiunque vada su Roma resti comunque una città difficilissima da governare, ma lo dico non diciamo semplicemente per dare una stoccata negativa o scoraggiante, lo dico perché la governabilità secondo me parte anche dal basso, lo dico perché anche i romani, io mi considero romano anche se sono nato a Genova ma ormai da 30 anni lo sono, anche i romani devono essere i primi a pensare alla governabilità della città, la pulizia delle strade, il decoro, il modo in cui trattiamo i nostri monumenti meravigliosi deve partire anche dal basso, poi una grande responsabilità ovviamente sarà di chi ci governerà, di chi governerà la città, però dico bisogna dare una mano, se no non se ne esce. Grazie Tullio, ci vediamo qui con quei due da marzo qui da marzo, al Teatro Quirino. Vi aspetto. Con Massimo D'Apporto. Con Massimo D'Apporto, grazie. Vi aspettiamo. Ciao. Spettacolando TV, Teatro Quirino, siamo qui con Cicci Rossini e Mariano Rigillo per uno spettacolo che sarà in scena ad aprile. Sì, dal 28 di marzo, dal 28 di marzo fino al 2 aprile, per una settimana. Solo per una settimana, però siamo ugualmente felici perché è uno spettacolo che amiamo molto. Il titolo, ricordiamo, che difendiamo, Erano tutti i miei figli, di Arthur Miller. Che è nato 3 anni fa, prodotto dallo Stabile di Catania e dal Mercadante di Napoli. E questo rientro a Roma è atteso, desiderato, agognato e quindi, ripeto, siamo felicissimi. Una settimana intensa quindi, molto desiderata. Mariano, questo spettacolo che emozioni dà? A parte Arthur Miller è sempre un evergreen, si può dire. Assolutamente, no? Un evergreen, questo spettacolo, questo testo innanzitutto è ormai un classico del teatro del Novecento sicuro e tra l'altro è stato molto emozionante vedere come in un primo tempo si pensava che potesse essere un testo datato in un certo senso e invece ha rivelato un'attualità nell'argomento proprio, nella storia, nella trama e un'attualità emotiva nel senso di suscitare emozioni assolutamente sorprendenti, veniva gente in camerino
con le lacrime agli occhi, dicendo sì, perché chiaramente è una denuncia delle industrie belliche, quella fatta da Miller. Ed è anche molto importante dire che è fatta subito dopo la guerra in America contro le industrie belliche americane, che nonostante questo l'America ha premiato Arthur Miller, dove quando, e speriamo che ci sia anche dalle prossime elezioni americane in poi, in America c'era allora una vera democrazia, subito dopo lì. Va bene, adesso lasciamo stare questo tipo di discorsi, ma è sicuramente uno spettacolo di grosso impatto emozionale, e tra l'altro noi abbiamo avuto la felicità di constatarlo in Borgata, perché l'abbiamo fatto al Palladium l'altro anno, che è uno spazio emblematico, il Palladium, molto bello, molto, un teatro molto bello messo in questa, chiamiamola Borgata, ma una periferia diciamo di Roma, dove nonostante la periferia è andato molto bene. È andato benissimo. Allora, una domanda sulle elezioni. Il sindaco che salirà al Campidoglio, secondo Cicci Rossini, cosa dovrà fare per la cultura? Perché c'è molto da fare. Beh, mi auguro che faccia molto e molto di più, in generale per la cultura, in particolare per il teatro, che mi pare sia realmente, ma non per lamentarci sempre, ci lamentiamo a diritto, molto abbandonato e trascurato, anche dico, dagli ultimi accadimenti. E quindi mi auguro che proprio le orecchie siano attente a questo grido di dolore. Prima ti dicevo, a Roma non ci sono teatri, c'è il Teatro Valle che è chiuso da 7 anni, vediamo un po' cosa fa un sindaco. La prima cosa che dovrebbe fare è mettere in funzione questo meraviglioso teatro. Da informatori eruditi abbiamo saputo che, come succede sempre quando si abbandonano dei luoghi meravigliosi come quello del Valle, che è il teatro per eccellenza di Roma, il più antico, il più importante proprio nella cultura romana, che di giorno in giorno è sempre più delabre, è sempre più fatiscente, questo per cui aumentano le spese, aumenta tutto, insomma è vergognoso. Bisogna fare di più per questa cultura e soprattutto per Roma, vero? Assolutamente sì, ma guarda che in nessun programma elettorale io ho sentito parlare di cultura da nessuno dei candidati sindaci. Spero che sia comunque un'intenzione segreta che ciascuno abbia, perché pubblicamente non ne ho ancora mai sentito parlare. Spero che in quest'ultima settimana qualcuno si affretti a pensarci, a fare anche dei programmi veri. Noi ci diamo appuntamento qui il 28 marzo, Teatro Quirino. Erano tutti i miei figli con Mariano Rigillo e Cicci Rossini. Spettacolando TV. Ciao! Spettacolando TV, Teatro Quirino, siamo qui con Edoardo Silos Labbini. Piacere, Edoardo. Piacere rivederti. La grande guerra di Mario, sì. Di Mario Monicelli, che sarà in scena ad ottobre. Ad ottobre, sì, dall'11 al 16 ottobre. È un omaggio al capolavoro di Mario Monicelli. Lo spettacolo è nato lo scorso anno col patrocinio del Ministero della Difesa per il centenario della Grande Guerra. E come facevamo a non rendere omaggio a questo capolavoro e a non raccontare gli antieroi, quei soldati semplici morti per sacrificarsi per la patria, certo, nel nostro paese. Certo. E la patria di questo spettacolo, come nel film di Monicelli, è quella dell'amicizia, degli affetti, quindi è una commedia, un omaggio a quella commedia all'italiana, naturalmente senza rifare, non ci azzardiamo a rifare quel capolavoro, ci ispiriamo. Però vi ispirate, quindi, e peraltro l'avete già portato in scena con delle buone critiche, ho letto. Perché sai, nella trincea della Prima Guerra Mondiale si incontrano per la prima volta gli italiani, si incontra il siciliano, il napoletano, il milanese, il romano, il fiorentino, la veneta, e quindi ognuno parlerà il proprio dialetto. Senti, una domanda, sì. Siccome siamo imminenti, le elezioni sono imminenti, ma per un artista, sì, la cultura cosa rappresenta a Roma? Perché è un po' dovrebbe rappresentare non solo a Roma, ma in tutta Italia il vero, di Roma perché dovrebbe qui rappresentare il vero volano per il rilancio della nostra economia, oltre che naturalmente dell'immagine del nostro paese. Siamo la patria. Diamo un messaggio al sindaco che verrà, insomma. Dovrebbe puntare soltanto sulla cultura, e sento parlare purtroppo i candidati sindaci di Roma molto poco di cultura, quando invece è il tema centrale di Roma e di tutto il nostro paese.
Guardate che cosa hanno fatto i russi con i siriani al teatro di Palmira liberato dall'ISIS, il concerto con la filarmonica del teatro Mariinsky di San Pietroburgo. Quella è una grande lezione, certo, di come con la cultura e con l'identità di ogni paese si possa rilanciare l'immagine e l'economia di una nazione. Da lì dobbiamo ricominciare. Dobbiamo credere nella politica, cioè nella cultura, però chi fa politica deve credere nella cultura. Io ho inventato un giornale che si chiama il giornale off.it, che parla degli artisti italiani sconosciuti, quindi sono anni che faccio una battaglia culturale. Allora io aggiungo una cosa: non bisogna avere pregiudizi nei confronti della cultura. Esatto, assolutamente. Allora, Edoardo Silos Labbini in scena a ottobre con La Grande Guerra con Fiorella Rubino in scena con me e altri 10 attori. Insomma, è uno spettacolo che fa molto ridere, ma farà anche molto sul finale ragionare e pensare a quanti milioni sono stati sacrificati nella trincea del 15-18. Noi ci vediamo qui, grazie, certo, grazie Edoardo. A te. Ciao. Spettacolando ciao. TV. Spettacolando TV, siamo qui al Teatro Quirino, Mariangela D'Abraccio che sarà in scena con Filomena Marturano, niente po' di meno, con la regia di Liliana Cavani. Sì, assolutamente. Dunque, da quando a quando? Perché non... Noi saremo qui dal 10 gennaio, per tutto il mese, quindi... Sì, saremo a gennaio a Roma. Allora, io sono curiosa di vederlo questo spettacolo, peraltro ci devono essere delle modifiche sicuramente. Beh, Liliana, la Cavani certamente ha portato già, siamo già in prova, quindi incominciamo a vedere le sue idee, già delle piccole sorprese ci sono, ecco, ci saranno sicuramente. Vabbè, sarei una Filomena un po' diversa dal solito, forse. Ma... Non vuoi dire... Sì, spero di sì, spero di essere la nostra Filomena, quella di Liliana, quella mia, quella di Geppi, Gliese, insomma la nostra edizione. E questo è un ruolo che insomma mi sto portando, mi ha accompagnato un po' per tutta la mia storia teatrale, avendo iniziato appunto con Luca De Filippo, nella compagnia di Luca, diretta da Edoardo, essendo napoletana, questo via via mi aspettava anche per maturità, per età, insomma, dopo Napoli Milionaria con esatto, Luca. Esatto, con la regia di Francesco Rosi, che poi era la sua prima regia, sì. E anche questa volta sì. Liliana Cavani sì. È la sua prima regia. Ho dei grandissimi registi di cinema che debuttano con queste... capolavori Edoardo già per la seconda volta, quindi spero che si possa ripetere quell'enorme successo che è stato Napoli Milionaria, veramente fuori dalla norma, quindi non penso che forse arriveremo a quella cosa lì perché era veramente un grandissimo evento, però spero di avere insomma il successo che sia stato... Però le prime regie portano bene evidentemente, a livello di prosa. Portano bene, più che altro, ma perché è interessante questa insomma unione tra il teatro, il grandissimo teatro e delle grandissime personalità che vengono dal cinema, questo punto di vista magari diverso che ci sorprende, che può essere diverso da quello, specialmente in un teatro dove conosciamo tutto bene, nel senso Filomena sappiamo le battute a memoria come Napoli Milionaria, quindi avere un occhio magari più vergine, più nuovo rispetto a quello che sa la tradizione, può darsi che questo possa portare una marcia in più. Allora, tu hai interpretato sempre donne molto forti, peraltro hai interpretato anche Anna Magnani nella Città all'Inferno, mi ricordo lo splendido sì. spettacolo, peraltro. Sì, ecco. Sì, sì, un'edizione teatrale di Nella Città all'Inferno. Sì, ecco, perché dicevo che Filomena mi accompagna, perché ho cercato sempre, perché mi sono sempre piaciuti, dei ruoli popolari che il teatro non ha a disposizione. Edoardo ne ha scritti alcuni, però il teatro è una scrittura più alta, più borghese, più intellettuale, certo. No? Nel senso affronta più il tormento esistenziale tormento dell'uomo. Tormento interiore, certo. Come le voci di dentro, per esempio, che è stata una delle commedie. E quindi cercavo sempre qualcosa di popolare, mi interessava mettere in scena una donna, un essere umano che partisse dal zero, dalla terra, senza possibilità. Noi però ti abbiamo visto sempre i ruoli esplosivi, ma qualche ruolo implosivo in cui poter... mitigare la tua... No, ci sono stati come per esempio le tre sorelle di Chekhov, quindi chiaramente sì. Sono altri. Però prediligi più quelli dove c'è una maggiore... Amo questa... mettere in scena la fisicità, la corporeità, la carnalità, la passionalità e anche, come dicevo prima, proprio... qualcosa che abbia a che vedere con l'umanità, quella più povera, quella più vera, popolare, mi piace molto. Quindi ci vediamo qui con Edoardo per la regia di Liliana Cavani. Con Geppi Gliese, Mariangela D'Abraccio e Geppi Gliese. Benissimo, grazie Mariangela, qui al Teatro Quirino. Ciao. A presto, vi aspetto.